Buongiorno a tutti, questo video è in collaborazione con una ragazza che fa video tutorial di cucina. Guardate che belle queste dita fatte a mano da lei e secondo me sono anche molto buone. Per vedere il video di Claudia di ricette Amore Vero, cliccate sull'immagine. E questa invece è la mia proposta truccosa. Prima di tutto prendo delle tip per unghie e scelgo la misura giusta per ogni unghia. Utilizzo le tip perché sono più facili da tagliare. Una volta applicate le taglio perché non si è mai visto uno zombie con una mega French perfetta. Adesso con il lattice e la gomma piuma vado a dare una prima passata su tutta la mano. Applico del cotone un po' ovunque per creare la base delle squame che farò successivamente. E faccio un'ulteriore passata di lattice su tutta la mano. Più passate fate, più la vostra mano avrà delle rughette. Adesso chiudo anulare e mignolo e faccio una passata di lattice. In questo modo si crea una patina tra i due, quasi a simulare della pelle strappata. Continuo l'applicazione di cotone e lattice. Adesso dovete stare molto attenti a non farvi del male perché con una forbicetta vado a strappare la carta creando degli squarci. Spargo del borotalco ovunque in modo che il lattice non sia più appiccicaticcio. Ricreo un grigio da due colori in crema e lo applico ovunque. Con la crema nera vado a sporcare ulteriormente le unghie e alcune parti della mano. Taglio ancora un po' le unghie in modo che siano più asimmetriche possibili. Applico del sangue finto in pasta scuro all'interno degli squarci, sul giro delle cuticole e anche un po' tra le dita.
e adesso anche un po' di sangue liquido. Lo applico anche al di sotto delle unghie e sui polpastrelli e una volta asciutto non andrà via perché si farà come una crosta. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi invito ancora a vedere il video di Claudia e noi ci vediamo presto con un nuovo video.